Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Match day in casa fiorentina. Stasera alle ore 20:30, tra le mura del Franchi, i viola affronteranno la Lazio per il posticipo domenicale del 27esimo turno di Serie A. Una Fiorentina acciaccata, la Fonte ed Edmilson sono in dubbio, Dabò è reduce dall'influenza. Sono già pronti Terracciano e Norgard. Serve però che la difesa ritorni solida e che in attacco si confermino Chiesa e Muriel, 15 gol in 2 da gennaio. Dal punto di vista delle prestazioni ha spiccato il volo, chiaro che i margini di miglioramento siano ancora enormi, ma il Chiesa osservato negli ultimi mesi ha mostrato un'ulteriore dote rara per uno della sua età. Come riporta la Gazzetta, si aprono le valutazioni di mercato. Qualcuno dice 80, altri sentenziano 100. I milioni necessari per strapparlo a Firenze non sono ancora stati certificati dalla Fiorentina. Farlo significherebbe dare un prezzo e quindi mettere in vendita il proprio gioiello. Il contratto, fino al 2022, è ancora abbastanza lungo ed i prossimi due mesi saranno solo di totale simbiosi con il viola. Per fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.